Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi parliamo di current favorite e nello specifico parliamo di musica. Praticamente questa è una rubrica che ho inaugurato il mese scorso sul canale e che insomma invece che fare i preferiti del mese generici, che per me è sempre un po' difficile perché magari non faccio tanti acquisti e non so mai di cosa parlare, volevo farli un po' tematici per fare il punto della situazione dei miei preferiti del momento. E visto che il mese scorso mi era sembrato che la rubrica vi fosse piaciuta molto, è giunto il momento di riproporvela. E anche perché me l'avete chiesto davvero in tanti, si parla di musica. Quindi passo in rassegna tutto quello che sto ascoltando ultimamente, che ho ascoltato negli ultimi mesi tantissimo, e anche i prossimi live che andrò a vedere, così insomma capite un po' cosa sta succedendo nel mio cervello ultimamente. Devo dire che ultimamente non sto ascoltando tantissima musica, perché sto ascoltando un sacco di audiobook, quindi questo mi ha portato ultimamente ad ascoltare un po' meno, cioè fate conto che prima circa 8-9 ore al giorno per me erano dedicate interamente alla musica, ora diciamo che siamo sulle 3-4. Da un lato mi dispiace, dall'altro invece, insomma, ultimamente sto proprio andando anche ad ascoltare cose molto strane per me. Prima di passare al video, come solito, vi faccio le mie premesse. Se il mio canale vi interessa, quello che propongo vi piace, vi diverte, vi intrattiene, qualsiasi cosa. Se, insomma, in qualche modo volete che io continui a fare video, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un pollicino in alto su tutti i miei video, attivare la campanella, commentare, insomma, tanto io faccio balotta anche con i muri, quindi parlo con chiunque, perché mi fa davvero piacere. Insomma, niente in più, se per fare qualsiasi tipo di acquisto acquistate tramite i miei link di Amazon che vi linko giù nell'info box, mi aiutate davvero tanto perché così posso fare sempre più acquisti per il canale. Bando alle ciance, passerei subito al video. Avrei voluto anche farvi vedere anche tutti i vinili, tutte le cose, ma se questa è la libreria, immaginatevi i vinili. Vabbè, andiamo avanti. Cosa sto ascoltando tantissimo ultimamente? I miei gusti ultimamente sono veramente molto, molto disparati. Mentre io generalmente vengo da un background che ha a che fare con il punk, con l'hardcore, con lo shoegaze, con la new wave, insomma, tutti i generi abbastanza da un certo tipo di mondo. Comunque, invece, ora ultimamente sto veramente tanto, tanto, tanto aprendo i miei gusti. Devo dire che sto ascoltando cose molto disparate. Il primo artista di cui vi parlo è un'italiana che vive a Berlino e che ha iniziato la sua carriera all'estero e che è, non so, la dolcezza, la bellezza, è veramente un'artista incredibile. È uscito il suo album l'anno scorso, io me l'ero perso. Poi dopo per caso, grazie anche al mio amoroso che per caso è arrivato a casa con il vinile, ho iniziato ad ascoltare tantissimo Missing Cat. Giù ovviamente vi linko tutti i dettagli. Allora, come immaginario, come stile, alcuni punti di riferimento, è un'artista che si avvicina al mondo di Aurora, Aurora in realtà, però vabbè, di Faced tantissimo, di Lykke Li, alcuni tratti di Regina Spektor, che per me è la regina, Fever Ray, insomma, c'ha tutti degli elementi molto interessanti, è delicatissima, è una cosa perfetta per lavorare, perché ha delle ritmiche molto lente in alcuni casi, e invece in altri momenti è un po' più vivace. Non so, è un artista che ho scoperto che mi sta piacendo un casino e la sto ascoltando tantissimo. Se volete farvi un giro, comunque giù vi linko tutti i link. Poi un'altra delle mie ossessioni, ormai è parecchio, però ultimamente mi ritrovo davvero ad ascoltarli spesso, soprattutto se lavoro, perché è la classica musica di background che mi trasporta moltissimo mentre lavoro, proprio mi fa rimanere molto concentrata. E in più, per me, il basso di queste canzoni è una cosa incredibile, la voce è pazzesca, e sto parlando di Cigarette After Sex, che hanno suonato l'anno scorso a Bologna e quest'estate invece io andrò a vedere a Ferrara. Non so, per me è veramente un gruppo che mi piace tanto, mi affascina tanto, amo veramente pensare che sia come un sogno quello che loro producono a livello musicale, veramente molto affascinante, molto delicato, allo stesso tempo molto ricercato. Quindi se amate un genere abbastanza ambient per alcuni punti di vista, questo pop molto intenso che ha delle radici nella wave, in altre miliardi di cose, con questa voce caldissima, quasi, non so, io li amo, mi piacciono tantissimo, ve li consiglio anche dal vivo perché dal vivo spaccano. Altri favorites random, dischi che sto davvero consumando, ascoltando tantissimo, c'è sicuramente l'ultimo dei Queen of the Stone Age, che è un po' una cosa ricorrente, diciamo, anche se è uscito da
un bel po' ormai, perché è uscito l'anno scorso. Devo dire che è un disco che spesso, quando ho bisogno un attimo di aumentare il ritmo, di caricarmi personalmente, è una cosa che ascolto tantissimo. Mi piace un casino il disco nuovo, ma mi piace moltissimo questo disco. Non ai livelli ovviamente di Song for the Deaf, però è una cosa che ascolto spessissimo e quindi mi piace molto, ve lo consiglio, perché i Queen of the Stone Age spaccano veramente, continuano a spaccare qualsiasi cosa. Tra l'altro io sono sempre stata una fissata della batteria, proprio grazie a loro, devo dire. Devo dire che è strano, però quando io mi ricordo che volevo iniziare a suonare, io avevo in mente solo loro, ed è stranissimo, cioè loro e Ramones, ok? Però era una cosa che mi pigliava tantissimo, come sfruttavano la batteria, le ritmiche, eccetera, per me è devastante, è sempre stato devastante quando c'era Dave Grohl, ora rimane comunque qualcosa di magnifico. Per me sono un gran gruppo, che dire. Arriviamo ovviamente alle questioni un po' più critiche. Invece, un disco che ho ascoltato un sacco è Nebbia dei Gazebo Penguins. È un gruppo italiano che io seguo da un sacco di anni, sono romagnoli, quindi spaccano già solo per la provenienza. Devo dire che ultimamente li avevo un po' spersi perché Raud non mi aveva fatto impazzire, invece Nebbia mi piace un sacco. È un disco che veramente è una mazzata nel cuore, perché è un disco tristissimo che parla di un abbandono, di una separazione tra una coppia, e si percepisce dal primo all'ultimo minuto, ti mette veramente una grande ansia, ma secondo me nel disco il gruppo è informissimo, mi piace davvero moltissimo. Invece, avendoli visto dal vivo l'ultima volta, sarà tipo l'ottava volta che io li vedo live, non mi hanno fatto impazzire, li vedevo un po' scarichi. Mi dispiace perché i Gazebo dal vivo regalano tantissimo, sono sempre molto molto bravi, coinvolgono tanto, cioè il pubblico è carichissimo tutte le volte. Stavolta non mi hanno fatto proprio impazzire, però insomma, no, non è questo. Il disco è bellissimo, è un disco meraviglioso, quindi ve lo consiglio totalmente. Mi raccomando, preparate i fazzoletti perché ci sono dei pezzi che... Invece un gruppo che davvero ho ascoltato e riturato, e mi vergogno un po' a dire che venerdì invece che vedere loro ero a vedere Carl Brave e Franco 135, perché ho accompagnato mia sorella, ma in realtà è stato molto bello, il concerto è stato super divertente, devo dire non me lo aspettavo per nulla, anche se non sono due artisti che ascolto spesso, però devo dire concerto molto valido, band super carina. Comunque invece sempre a Bologna, ma al Covo, c'erano gli Idols, che è un gruppo che io sto ascoltando un sacco, mi piacciono tantissimo e quindi mi è dispiaciuto molto. Dall'altro però cioè è stata una giornata già difficile venerdì scorso, in più avevo il live, avrei dovuto, cioè alle 11:30 finito il live dovevo scappare a vederne un altro con due minorenni, è un po' too much, però devo dire che è una band che spacca, veramente mi piacciono, e devo dire che ultimamente sto ascoltando poco post punk, post hardcore, insomma cose di questo genere, perché ultimamente non trovo un momento da dedicarci. Invece gli Idols io li ascolto spessissimo, sono di Bristol, sono fuori di testa e non lo so, ve li consiglio, li trovate tutti i link, andatevi ad ascoltare, sono una mazzata nelle orecchie e fanno bene a tutti. Come ultimo, perché non può mancare, perché mi sembra giusto anche parlarvene, devo dire che la mia ossessione dell'anno forse rimane Liberato. Liberato per me è un artista, progetto fantasma, perché nessuno sa chi sia Liberato, la Svamps mi può capire sicuramente, perché so che anche lei è una grande fan. Secondo me Liberato ha portato un mondo intero dentro le sue canzoni, oltre ad avere una produzione pazzesca e a fare pezzi incredibili. L'ultimo, Me stai a pennennamo, non mi sta facendo impazzire, perché è molto elettronica, un po' più tipo Cosmo, che mi piace ovviamente zero, però i primi tre pezzi per me sono meravigliosi. Spero che esca con un album, che si faccia vedere, che faccia dei tour. Ripeto che secondo me Liberato, qualsiasi cosa voi pensiate dei generi, per me il progetto Liberato è un progetto super valido, che mescola tantissime cose, che porta anche a livello culturale, fa vedere una Napoli che non vedi in altro modo, perché ce l'abbiamo tutti in mente come Gomorra o come i fatti di cronaca o come tante altre cose, insomma. E invece ha portato un'immagine di Napoli completamente nuova, dentro un sound molto moderno, molto sperimentale per alcuni versi, molto melting pot, non so, per me è stata una ventata d'aria fresca, e che ne dica la gente, per me il progetto Liberato è un progetto devastante. Direi che i gruppi che diciamo sto ascoltando di più o ho ascoltato di più negli ultimi 6 mesi sono questi.
quindi passerei ai prossimi live, così siete in linea con quello che andrò a vedere dal vivo nei prossimi mesi. Questi sono quelli dove sono abbastanza certa di presenziare, poi magari ne saltano fuori altri. Comunque, il primo live che andrò a vedere prossimamente è, ovviamente sono tutti a Bologna quelli che vi cito, e sono i Soft Moon, che suoneranno il 24 febbraio al Covo Club. I Soft Moon, nonostante io li abbia già visti almeno 3 volte, però dal vivo mi piacciono tantissimo, band che vi consiglio assolutamente, soprattutto nei primi lavori. Ultimamente devo dire che gli ultimi lavori non mi hanno sbiondata, però in ogni caso band che amo. Poi il 3 marzo, sempre a Bologna ma al Locomotive, suonano gli Slow Dive, che è già sold out, ma io ho il biglietto, sono stata brava. Band storica che io amo tantissimo, è la prima volta che li vedo live, non li ho mai visti live e ci tenevo a farlo. Il 21 aprile, quindi si parla di un po' di tempo, al Freak Out ci sono gli A Place to Bury Strangers, per forse anche qua l'ottava volta, perché dal vivo secondo me spaccano sempre, è sempre bellissimo andare a vedere, band che vi consiglio assolutamente, soprattutto anche dal vivo, perché secondo me meritano molto. Hanno avuto dei cali durante gli anni, però devo dire negli ultimi anni, insomma, ci sta andarli a vedere. Il problema è il 24 di aprile, cioè la settimana dopo, perché nello stesso giorno suonano, sempre a Bologna, sia gli Shout Out Louds, che sono una delle band che ha segnato la mia adolescenza, e i Mets. In realtà i Mets li ho già visti, ma anche gli Shout Out Louds li ho già visti, però i Mets, non so, sono una di quelle band che amo molto, che ascolto magari spesso, anche se da un lato l'operazione nostalgia per gli Shout Out Louds vorrei farla tantissimo. Quindi, insomma, deciderò, sono più propenso ovviamente ad andare a vedere gli Shout Out Louds, che in realtà nell'ultimo disco si sono ripresi molto, perché in quello precedente invece non c'eravamo proprio, e che io non vedo dal 2007. Quindi, visto che sono già passati 11 anni e io vedo forse il concerto in cui ho pianto di più nella mia vita, non vedo l'ora di rivederli. E quindi niente, non so, adesso poi vi aggiornerò. Comunque, insomma, questo video che mi rendo conto che sia un po' incasinato, perché quando parli di serie TV o film più o meno va in ordine, quando parli di musica è sempre una cosa molto molto personale, sentimentale, o almeno per come io vedo la musica. Devo dire che una cosa che è cambiata davvero tanto, ve lo ripeto, sono anche la mia apertura a diversi generi. Sono sempre stata abbastanza lineare per alcune cose, anche se ho ascoltato davvero moltissima musica diversa durante gli anni, però devo dire che ora invece ho gusti abbastanza eterogenei, non mi soffermo solo su un genere, solo su una band. Penso che ci siano dei valori in tutti i tipi di musica, poi c'è chi lo fa malissimo e c'è chi lo fa molto bene, chi si impegna, chi propone qualcosa di interessante. Questo è il nuovo video dei Current Favorite, fatemi sapere cosa state ascoltando voi ultimamente, quali sono i dischi che avete consumato e quali sono gli artisti nuovi invece che magari avete scoperto e vi stanno facendo impazzire. Fatemelo sapere, perché ovviamente è tutto materiale che io non vedo l'ora di scoprire. Direi che anche questo video è giunto alla fine, io come solito vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!